Giuseppe Piccioni, buongiorno, siamo buongiorno. Qui a Bari all'interno del Bifest e abbiamo voluto coinvolgere Giuseppe per un'intervista un po' particolare, perché sai che noi Otcon piace prendere sempre il punto di vista diverso, quindi oggi parliamo solo della musica nei tuoi film, partendo dall'ultimo, L'ombra del giorno, perché c'è una canzone meravigliosa che chiude con Riccardo Scamarcio davanti al mare e che è un po' anche la sintesi, me lo passi, dell'uso che tu hai avuto, cioè sempre da tanto peso alla musica. Sì, in questo caso c'era questa strana frattura in un film in costume, quindi con un'ambientazione definita, che è quella del periodo dal 1938 al 40. No, mi fa piacere parlarne, proprio per il vostro sguardo qui. Per poi noi sulla musica siamo... Sulle cose, in particolare sulla musica. E... Però mi sembrava interessante, non solo e non tanto, per la suggestione che contribuisce a dare anche un po' di significato e di speranza, sì, alle scelte del personaggio interpretato di Riccardo, però anche ci rimanda al presente, no? E quindi ci rimanda a qualcosa che spezza quell'idea di questa cornice storica. Sì. Che però sentendolo sembra quasi, io ho avuto al primo momento l'impressione fosse un vecchio pezzo tipo di Rabagliati, e invece è Andrea Lazzo De Simone. È un pezzo che è uscito credo lo scorso anno, anche abbastanza in sordina, con molti estimatori, però sempre degli estimatori. È un pezzo meraviglioso. Lui secondo me è un grandissimo cantatore, una persona speciale. Io ho avuto diverse chiacchiere con lui al telefono e mi ha colpito, perché è un ragazzo insomma maturo, consapevole e anche non così esposto alla dimensione eccessivamente social che a volte c'è. Sì. Una persona che ha deciso di non fare dei concerti in pubblico in questo periodo perché vuole dedicarsi ai suoi due bambini, alla famiglia, ed è una cosa che io ho apprezzato, perché l'avevamo invitato a venire con noi alla presentazione del film a Torino. Lui era un po' dispiaciuto perché non era stato avvisato in tempo, però ho capito perfettamente che aveva la sua delusione più forte sarebbe stata quella nei confronti dei suoi bambini, che avevano già programmato un weekend. Ah, che bello! Abbiamo fatto diverse chiacchiere nei giorni seguenti, adesso mi piacerebbe proprio risentirlo, perché fagli un video, perché tra l'altro poi quel pezzo lì con Scamarcio è proprio già, cioè l'hai costruito poi, no? La scena sopra, diciamo, quella malinconia. Usato, non so se hai visto anche il nostro trailer, sì. L'abbiamo usato con grande generosità. Nostra, nel senso di... Certo, e anche sua, perché ci ha lasciato questo pezzo, e questo devo dire non toglie poi niente al lavoro che ha fatto, stato fatto invece da Michele Braga. Michele Braga, che ha fatto un grandissimo lavoro, certo, anche lui. Che poi sono due sfere diverse, no? Sì, gli americani diverse. Su questo sono molto più... Ed è interessante ascoltare il testo, che è un testo molto interessante, lineare e complesso. Ma è un grande pezzo. Senti Giuseppe, però noi vogliamo anche tornare indietro, perché tu in realtà alla musica ci hai sempre tenuto, le tue colonne sono state firmate da Ludovico Einaudi due volte, mi sembra, i Baustelle con quella canzone bellissima in duetto Bianconi, Valerio Golino e Daniele Silvestri addirittura negli anni 90. Quanto pesa la musica nel tuo cinema? Beh, io inizio con Battisti. Dalla musica. Cioè in fase iscritta. Black, sono stato credo l'unico film italiano ad aver utilizzato le musiche originali. Quanto ti è costato? Battisti per il primo film. Quanto ti è costato, dico? Ma è stata una storia molto molto strana, e in cui però noi abbiamo in qualche modo beneficiato, perché avevamo avuto l'assicurazione da parte della casa discografica che avevamo contattato, che loro ci dicevano di essere in possesso dei diritti. Di tutti i diritti, di metà, certo, dei diritti. E siamo andati avanti, abbiamo quindi costruite le scene, fatto il mix, e nel frattempo c'era questa trattativa, perché era subentrato l'agente di Battisti, che era questo anche un autore musicale, Monti Arduini, se ne chiamasse. Okay. Però questa trattativa a un certo punto si era arenata su una cifra che era abbastanza
po' impegnativa. Beh, per poi il Battisti, insomma. Era Domenico Procacci. Ah, già, è vero, Domenico. Che lui ha prodotto. E beh, perché rischiavi che costasse quanto. Non abbiamo avuto più notizie. Ah. E io, noi siamo andati, siamo usciti. Adesso si dice. Sperando che si potesse risolvere in corso d'opera, il lancio, cioè, del film, insomma. Però loro non hanno fatto pressioni, non ci hanno più inviato richieste. Ah, e quindi è andata... E noi siamo andati avanti così. Io ho voluto immaginare che Battisti magari, chissà, potesse essere andato a vedere il film. Ho detto, lasciamo stare questi ragazzi. Perché se no... Beh, anche perché comunque sono un peso di budget importante, cioè rischia di costare quanto il film. Acqua azzurra, acqua chiara, nel cuore, nel vento, il sorriso del pianto. Tantissime canzoni, e noi abbiamo avuto questa fortuna. Credo che ancora oggi non ci sia, credo, non so se anche secondo me. Perché, no, perché poi senti, invece sui Baustelle come andò quella? Perché poi il video lo girasti tu, quel video in bianco e nero? No, l'ha girato, adesso mi dispiace non ricordare il nome, ma ho che poi quel video in bianco e nero sia molto particolare. Con Francesco Bianconi ha fatto un gran bel lavoro, prima di tutto fa un è grande stato pezzo. Interessante che Valeria cantasse, sì, con esatto, con per poi Francesco me l'ha raccontata che lui l'ha chiamato Valeria. Sì. E per lei gli ha detto, ma hai sentito che voce ho, come faccio a cantare? Sì, e invece è vero, un pezzo è vero, meraviglioso. Loro non sono riusciti a sistemare anche dal punto di vista della registrazione. E poi la loro presenza anche nel video, il film, sì, sì, così polverizzato dalle, sì, riprese in bianco e nero. Esatto. No? E poi Piangi Roma è proprio un gran pezzo. Io me lo sento anch'io, ce l'ho nella playlist. Sono veramente grato a Bianconi e a loro, ai Baustelle. Perché io ero in quel periodo, li seguivo molto, non avevo però letto sulla copertina del loro ultimo disco, ah, sì, che adesso non ricordo. È vero, è vero, è vero. Loro lanciavano l'appello. L'appello, perché erano interessati a fare colonne sonore. Non avevo letto, io li ho chiamati così e devo dire ci siamo trovati subito in grande sintonia, siamo diventati amici, poi ci siamo un po' persi di vista perché il lavoro è crudele, però è stato interessante come con Daniele Silvestri, il momento in cui ho visto, ho seguito le prime rudimentali, sì, 96 elaborazioni era della colonna sonora. Con Daniele Silvestri avevo fatto un film molto simpatico che si chiamava Cuori al Verde, che era il 96? Sì, esattamente. E anche lì Daniele mi ha sorpreso, perché un giorno ho chiesto, troviamo una canzone dove metti insieme le parole che sono nel film, i luoghi, c'era un'ambientazione di uno, non so, c'era un ferramenta oppure c'erano un personaggio che era un idraulico, un altro, un filosofo, un intellettuale. E allora l'ha visto lì in diretta, proprio che lui scrive direttamente proprio cantando e arrangia un piccolo pezzo che si chiama Ferrament, con un linguaggio che è I feel so solo, dance and mom, because nobody may come from. Per mille Rubinets, you understand, life is so te la ricordi ancora? Sì, era molto divertente, molto bella e molto divertente e anche privilegiato per me vedere il compositore al lavoro sul mio film. Ma certo. Insomma. E poi tu hai usato Francesco, è stato bello quelle prime tracce di Piangi Roma che mi ha fatto ascoltare, fatte in maniera così, primitiva sul computer. E abbiamo deciso di usare la canzone, ma anche un pochino di annunciarla in frammenti melodici durante il film, arrangiati diversamente. E sono molto felice di aver archiviato questo. Esatto, no, anzi, ma devi fare una playlist. Sì. Anzi, per Hotcorn, prometti che fai una playlist, fai 15 canzoni di quelle le più belle dei tuoi film. Ah, sì, va, mi bene, piacerebbe. Poi la mi facciamo, piacerebbe so, anche collezionare quelle che sono anche le 15 scene dei film che con la musica piaccio, perché su quelle sento di poter anche parlare con i ragazzi quando si parla di cinema, di cos'è la regia, questa, esatto, ma poi la questa musica, famosa messa in scena. E credo che nei miei film
lo dico con un po' di immodestia, però ci sono alcune scene che sono significative rispetto alla specificità di questo nostro benedetto e maledetto lavoro. Ma tra l'altro tu hai usato Ludovico Einaudi prima che poi venisse anche scoperto da tanti, sì, perché adesso sì, Ludovico Einaudi è... Sì. Anche con Ludovico abbiamo usato dei pezzi che in parte erano già stati registrati, erano destinati al mercato discografico, e però anche lì lui ha fatto delle cose, anche lì c'è stato un rapporto dove io sono stato con lui che, non sapendo suonare, mettevo le dita sul pianoforte lui. Però io ho visto sempre che i grandi musicisti non hanno paura di piccole interferenze, suggerimenti. Certo, perché sono sicuri del loro. Il pezzo che si chiama proprio Fuori dal mondo nasce su l'idea di un testo che doveva essere messo in musica, insomma, che Ludovico si ricorda ancora bene, c'erano delle parole che avevo scritto, che poi invece è diventato soltanto solo musica strumentale. Musicale. Si chiamava Fuori dal mondo, appunto, quello che fa. Pa, pa, ra, pa, pa, ra, pa, grande Fuori dal mondo, grandissimo film, tra l'altro. Ma c'è invece un cantante, un compositore che vorresti usare, che ancora non hai usato? Anche sognando, c'è cioè, un tuo mito. Beh, che dici, diciamo la verità, io so un po'. E ci vorrei costruire una scena su Pam. Vorrei costruire un film sul disco bianco dei Beatles. O su Abbey Road, perché sono stato ragazzo proprio in quegli anni, quindi ho respirato quel senso di meraviglia, di cambiamento, ma non solo musicale, ma anche di modelli di vita diversi, certo, che c'erano in quegli anni. E quindi sì, mi piacerebbe moltissimo Sgt. Pepper, qualcosa. Sono un beatleziano della prima ora, poi ho cercato... Ma hai visto il documentario Peter Jackson, Get Back, adesso? Non sono riuscito perché che è non ho avuto il tempo poi, perché c'era contemporaneamente, stavo finendo il mix. Ah, certo, si stavo... Però lo voglio vedere, però mi hanno detto che non hai sottotitoli, vero? No, su... Ce li hai, sì, 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 dove trovare. Quello è su Disney, no? Sì, sì, sì. Tanto invece c'è quello di Paul McCartney, che secondo me è più bello, con Rick Rubin, che si chiama McCartney 321, mi sembra, c'è Paul McCartney che racconta Rick Rubin tutto in un bianco e nero bellissimo, quello è fantastico. Li vedrò senz'altro più presto. E poi ho lavorato con chi altri poi? Beh, dunque, le ultime cose, brava, Einaudi, Silvestri. Poi due giovani musicisti si chiamano Racef e Caratello. Ah sì, sì, bravissimi Racef e Caratello. E quest'ultimo appunto... Ma tu che ascoltatore sei? Cioè a casa cosa ti ascolti a parte i Beatles? Ma adesso sono un po' pigro, devo rimettermi un po' lì ad ascoltare musica, ad aggiornarmi un po' sul presente. Fino a un certo punto io sono arrivato fino, come si chiamano? Radiohead. No. Radiohead, no. Radiohead, come hai fatto? Un attimo, perché sono l'ultima grande perché band. Anche nei Radiohead c'è qualche reminiscenza di Beatles. Beatlesiana, ah, sì. Sì. E poi mi sono un po' lasciato andare, un po' impigrito, però devo assolutamente riattivarmi. Assolutamente. Senti, anzi, dammi qualche consiglio. Senti, dopo ti do delle dritte. Però io sono uno dei Genesis della prima ora, quella con Peter Gabriel. Ah, Selling England by the Pound, queste Brown, cose qui. Brown, Nursery Crime, che sono stato, ho visto due concerti allora, perché ritengo quel periodo la golden age, sì, un po' della musica, sì, pop in generale. È vero. E mi ricordo di aver visto un concerto a Reading in Inghilterra, certo, dove c'era una grandissima attesa perché i Genesis tardavano a salire sul palco. Noi eravamo un gruppo di ragazzi di provincia che arrivava da Ascoli Piceno a Londra e poi da Londra a Reading a vedere questo concerto. A un certo punto vediamo che il palco diventa tutta una luce azzurra diffusa. I Genesis sul palco, senza Peter Gabriel, e poi pian piano sull'attacco musicale di Watcher of the Sky, quella roba lì, e a un certo punto vediamo un tronco di piramide che scende dall'alto, lentamente, con questa musica incalzante, e noi eravamo lì con gli occhi spalancati, proprio di 6 o 7 ragazzotti che...
a un certo punto dal vertice di questo tronco spunta la testa di Peter Gabriel con gli occhi fosforescenti e comincia a guardare una specie di raggio laser che illuminava. È già cinema, puro cinema. E poi improvvisamente, watch the skies, watch the world, e lì un boato pazzesco. Puoi immaginare l'emozione che poteva. Poi mi piacevano i King Crimson. Ah, ok, quindi cose, insomma, i gong. Mi piaceva anche un altro aspetto della musica, come i Blind Faith, i Cream. Grandi Cream. Insomma, tutta quell'esperienza che discende da, da Beatles, Woodstock. Beh, le Zeppelin no, non erano zeppeliniani. Beh, meno. Perché certo, poi chi amava Pink Floyd, sì, però grandissima voce, grandissimo chitarrista. Plant Page. Sì, sì, assolutamente. Ma avevo proprio conoscevo a memoria le formazioni di tutti i gruppi di quegli anni, no? Era un po' come sì, sì, come il calcio, cioè, Ginger Baker faceva, esatto. Senti Giuseppe, per chiudere consigli ai lettori di Otcorn un film invece musicale che tu ami molto. Può essere un biopic, un musical proprio. Beh, per esempio, non so, forse per me è stato Tommy, Norman Jewison in Jesus Christ Superstar, che trovo, e poi qualche film di Minnelli, classiconi, musical che... Ma tu lo faresti un musical? Ah, ma domani. Subito? Domani lo farei. Lanciamo un musical. Quindi lancio questo appello. Esatto, faccio come i Baustelle quando hanno scritto, lanciamo. Giuseppe Piccioni che fa un musical. Sì, facciamo, sì, mi piacerebbe musical. Molto, mi piacerebbe. E lo farei con grande dedizione, grande passione, perché è stato sempre un sogno accarezzato, però chissà, lo faremo, dai. Va bene. Giuseppe Piccioni, grazie mille, Giuseppe. Grazie a te.